Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento di Link che torna puntualmente il mercoledì per approfondire temi di attualità. E il tema che abbiamo scelto quest'oggi forse è uno di quelli che andrebbe discusso di più e più attentamente, che invece noi giornalisti molte volte insomma facciamo in maniera fugace, e invece è un tema che riguarda tutti noi e che di fatto sempre di più riguarderà tutti noi. Questa sera parliamo di meteorologia, parliamo di clima, parliamo di che cosa è accaduto nel 2022 in Umbria, osservando un po' le nuvole, diciamo così, ma anche il solleone, e proveremo anche a capire che cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa, che cosa potrebbe ovviamente cambiare di qui ai prossimi anni. Prima di presentarvi i nostri ospiti che ci aiuteranno in questo viaggio, a me piace leggervi due righe. Allora, sono prese da un libro che vi faccio vedere, io l'ho trovato molto interessante, l'ho letto con mio figlio e quindi faccio anche un po' di pubblicità di lettura, ma secondo me è sempre una cosa buona, Il pianeta di Greta di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro. Ognuno la pensi come vuole su Greta Thunberg, a me è piaciuto molto un passaggio in cui Greta racconta il suo primo giorno di sciopero dalla scuola davanti al Parlamento, siamo nel Nord Europa, e lei dice io ho messo, quindi si sta davanti al Parlamento con un cartello in mano dove cerca di attirare l'attenzione sui cambiamenti climatici, e dice: ho messo il cartello ben in vista e per un po' ho distribuito volantini che avevo stampato a casa. Ho ricopiato i dati più importanti sui cambiamenti climatici perché sono certa che informare le persone sia fondamentale. Chi davvero capirà qual è il rischio che stiamo correndo non potrà fare a meno di mobilitarsi per salvare il pianeta. All'inizio aveva solo qualche like e una ventina di follower, poi ha costruito un movimento di dimensioni mondiali. Allora, a me perché è piaciuta questa frase? Perché informare è esattamente quello che facciamo noi di professione. E allora ci prendiamo questa responsabilità di giornalisti e questa sera informiamo su questi argomenti. Lo facciamo con, e ben ritrovati, gli amici di Umbria Meteo, Pierluigi Gioia e Fabio Pauselli, ben trovati, li vedete spessissimo la mattina con noi nella nostra rubrica del caffè a raccontarci con la testa tra le nuvole, insomma, che cosa succede, che cosa succederà, ma ho anche il piacere di presentarvi, collegato con noi, Riccardo Scotti del Servizio Glaciologico Lombardo. Buonasera Riccardo, ben trovato. Buonasera a tutti. E poi proveremo a farvi capire che cosa c'entra il Servizio Glaciologico Lombardo in una puntata che parla di quello che è accaduto in Umbria. Ma vedete, insomma, quello che accade qui non è molto dissimile da quello che accade altrove, e ci sono dei campanelli d'allarme, come appunto i ghiacciai, che ci aiutano in qualche modo anche a leggere meglio che cosa sta accadendo. Allora, prima di farvi vedere il nostro classico reportage di apertura, Pierluigi, una battuta. Noi parleremo del 2022, ma intanto questo 2023, in Umbria e soprattutto diciamo nella parte appenninica dell'Umbria, è iniziato in una maniera originale rispetto agli ultimi anni, vero? Sicuramente, però non penso che possa essere definita anormale, perché questa è la normalità. Cioè la normalità è la nevicata che abbiamo visto sabato, domenica e lunedì. Con temperature positive, neanche gelo. Questa è la normalità, cioè nell'Appennino questo dovrebbe accadere, e anche dovrebbe accadere nel fondovalle dell'Appennino, soltanto che negli ultimi anni era accaduto meno spesso, e allora la nostra memoria, come tutti sanno, è molto corta, e allora, adesso sembra quasi che sia successo che cosa, si urla l'ondata di gelo, ma in realtà non è un'ondata non di è gelo. Non è così. Va detto che però lunedì, nel giro di poche ore, 3-4 ore, sì, lunedì mattina, era il 23 di gennaio, mi sembra, sono oggettivamente caduti tanti centimetri di neve. Questo magari è un po' originale? Questo è originale sicuramente, perché si è trattata di una nevicata
intensissima, di quelle che noi definiamo nevicata da rovesciamento di freddo, cioè è un meccanismo termodinamico molto complesso. Comunque, con queste nevicate che sono tipiche del Tirreno, anche di Roma, quelle che mettono in ginocchio la capitale, si rovescia tantissima neve in poco tempo, per cui la temperatura si abbassa artificialmente e questo porta la neve a scendere molto al di sotto di quello che avrebbe dovuto fare. È successo lunedì mattina, nessuno si aspettava quantità così elevate di neve, per cui il sistema della protezione civile e del controllo è andato in crisi, ma oggettivamente si tratta di una quantità smisurata, perché in 3 ore, ad esempio, nella zona di Gualdo Tadino sono caduti oltre 20 centimetri di neve e complessivamente 36 centimetri di neve in 5 ore e 50 millimetri di pioggia in circa una decina d'ore. Quindi si è trattato di un evento... Non sono noccioline. Noccioline, assolutamente. E Fabio, non era previsto che lunedì mattina ci fosse questo? Cioè, ci ha preso un po' alla sprovvista o eravamo, come dire, noi non attenti, non accorti a quello che le carte potevano dirci? Diciamo che, ecco, la nevicata con accumulo erano previste dai 400-500 metri di quota, sotto nevicate, magari anche bagnate, eccetera, però sono state alcune zone dell'Umbria, per esempio la zona di Foligno, che oggettivamente nessuno si aspettava 7, 8, 10 centimetri al centro di Foligno, perché sono a 200 metri di quota. Notoriamente Foligno non è nevosa, insomma. Sì, no, ma soprattutto non è nevosa in determinate situazioni, perché con correnti da est a nord-est delle volte sono state anche belle nevicate. In questo caso era un minimo risalita, c'era molta umidità e c'era anche molto calore, perché le temperature anche serali non erano bassissime, non erano sotto zero. E quindi tutta una serie di concause hanno portato a queste nevicate anche in... Come dire, in si zone. Sono inanellate tutta una serie di situazioni che non sempre vanno a coincidere. Allora, partiamo proprio da questa neve per poi vedere come in realtà si è chiuso l'anno passato. E allora con Ludovica Cacciamani siamo andati ieri alla Montecucco, che è una delle cime, come dire, dove più innevate in genere, diciamo così, insieme ai Sibillini dell'Umbria. Siamo stati i primi dietro allo spazzaneve a salire in quota, grazie all'Università degli Uomini Originari che ci ha fatto un po' da apripista e al sindaco di Costacciaro Andrea Capponi. Vedete che cosa Ludovica, filmmaker Veronica Cacciamani hanno portato a casa. È arrivata la neve nel centro Italia, le città dell'Umbria si sono dipinte di bianco, così come l'Appennino umbro-marchigiano. Il Montecucco svetta con il suo manto innevato e si prepara ad accogliere i tanti visitatori e amanti della montagna che non perderanno l'occasione di salire sulle sue pendici per godersi lo straordinario paesaggio sotto zero. A Costacciaro l'amministrazione comunale con il sindaco Andrea Capponi e l'Università degli Uomini Originari di Costacciaro, in completa sinergia, aprono la strada per piantare delle macinare. L'abbondante nevicata di lunedì 23 gennaio ha reso di nuovo necessarie le operazioni di ripulitura della via, già effettuate dopo le più scarse precipitazioni del fine settimana. A bordo del pick-up degli Uomini Originari partiamo alla volta della montagna. Staring at the sink of blood across the needle. L'Unimog entra in azione. Il potente mezzo da 400 cavalli spiana la strada per il Cucco, creando ondate di neve. Non siamo gli unici a salire sul monte. Qualche curioso approfitta dell'operazione di pulizia per venirci dietro. Ciao, come va? Volete un baletto? Ciao, Mauro! Riding this moment is all.
Il mezzo apripista segue la marcia incontrando una neve sempre più soffice e alta, di circa mezzo metro. Non è una giornata limpida. La nebbia avvolge il paesaggio, creando un'atmosfera decisamente surreale. Una volta arrivati a Pian delle Macinare, l'Unimog continua a lavorare, creando gli spazi utili alla sosta dei veicoli. Alcuni, dietro di noi, aspettavano trepidanti questo momento. Le foto. Facciamo un po' di immagini. Immagini, niente foto, oggi relax. Oggi relax totale. Oggi a spasso e via. Passeggiata? Sì, sì, facciamo due passi e poi dopo torniamo a casa. Sei un abitué? Più o meno. Ma questa è venuta su bene con le catene? Le catene ci volevano perché le gomme sono un po' lisce, Lenna, quindi anche per forza. Sì, ci ho provato prima a retromarcia perché ancora non era passato l'aiuto. Adesso con l'aiuto sei riuscito a venire. Ce l'abbiamo fatta, dai. E fai una passeggiata, fai le foto. Foto, passeggiata, sì sì. D'agosto, c'ho un appuntamento con un albero. Ah, e allora adesso devo andare a trovarlo. Lì. Lui sicuro, io non so se ci arrivo. Non so quanto è là, ma secondo me mi arriverà almeno fino a qua. Sì, è bella. Quindi, bella le ciaspole non le ho portate, quindi sarà un po' un'avventura. Mentre amministrazione e uomini originari continuano a lavorare, ci spostiamo per ammirare il paesaggio innevato. La nebbia rende scarsa la visibilità e anche in uno spazio limitato si fa fatica ad orientarsi nella foschia. Guardate, per farvi capire l'altezza della neve, ecco qui proprio riusciamo a malapena a salire per quanto è alta, guardate fin dove arriva, saranno almeno 50 centimetri, 60 centimetri, anche se la nevicata più importante che almeno prima si ricordava è quella del 2005. Ha ripreso un po' a piovere, un po' a nevicare, non ci allontaniamo troppo perché la foschia rende difficile la visuale, ci riavviciniamo al mezzo e proviamo a vedere in azione il gatto delle nevi. Il gatto delle nevi, gli uomini originari di Costacciaro provano a spianare una delle piste da sci di fondo del Cucco, quella ad Anello sul Pian delle Macinare. L'altra, lunga circa 10 km, costeggia l'intera montagna. La nebbia però ostacola il lavoro, le condizioni climatiche non sono favorevoli all'operazione. L'amministrazione comunale di Costacciaro con il sindaco Andrea Capponi e l'università degli uomini originari di Costacciaro ci hanno dato davvero la possibilità di vivere questa avventura qui immersi nella neve sul palco del Cucco, Pian delle Macinare. Siamo saliti anche a bordo del gatto delle nevi per provare a tracciare quelle che sono le piste. Oggi è difficoltoso farlo perché la foschia impedisce una nitida visuale per poter chiudere l'anello. Sicuramente però la cosa più suggestiva di questa giornata qui sul parco del Monte Cucco è il silenzio che ci circonda in questa atmosfera davvero surreale. Io vorrei che nella luna ci si andasse col vapore per poter fare l'amore con le donne di lassù. Io vorrei che nella luna ci si andasse col vapore per poter fare
di lassù, di lassù, di lassù, di lassù. Malgrado la giornata non sia stata delle migliori, il Monte Cucco si è rivelato in tutta la sua straordinaria bellezza, una bellezza resa possibile anche grazie all'impegno degli uomini originari di Costacciaro, che da secoli si prendono cura della montagna a beneficio delle generazioni future. Eppure, proprio i giovani sempre meno si dedicano al territorio. I giovani dell'università ce ne sono tanti, però non abbiamo un ricambio. Non c'è qualcuno che si impegna per fare quello che facciamo noi, capito? È difficile trovarlo. Ma come mai? Anche perché sinceramente noi facciamo tutto, non ci paga nessuno. Volontariato. È tutto volontariato. Però ecco, se qualche giovane potrebbe essere interessato a fare qualche cosa, si potrebbe anche trovare il modo di pagarli, ecco, diciamo. Torniamo a valle convinti che quello del Monte Cucco, con i suoi boschi, le sue acque, le sue grotte e le tante attività che offre, sia un patrimonio naturalistico da valorizzare, da proteggere e da scoprire in tutta la sua grandiosa bellezza. Allora, grazie a Ludovica e Veronica Cacciamani che sono andati tra le montagne, grazie, lo dicevo, all'Università degli Uomini Originari che ci ha accompagnato e al Sindaco Capponi. Prima di andare agli amici in studio vado da Riccardo Scotti, ma in Lombardia che fine settimana è stato? Anche vostro nevoso oppure, come dire, siete sotto il sole, magari farà freddo? Ah, ci sono state condizioni abbastanza particolari con queste correnti da est che hanno interessato più che altro le pianure, le Alpi Lombarde molto a margine, ha fatto la neve una decina di giorni fa, poi è rimasto relativamente freddo e diciamo che abbiamo vissuto una parvenza di inverno per sostanzialmente la prima volta durante la stagione invernale, perché appunto soprattutto verso la fine di dicembre abbiamo avuto anche qui, come nell'Appennino, temperature molto alte e grande carenza di neve. C'è anche complessivamente un inverno abbastanza sottotono dal punto di vista delle nevicate, delle precipitazioni, che adesso sta dando almeno una parvenza di con delle temperature almeno, diciamo così, quasi nella norma del periodo, dopo periodi molto molto caldi. Come dire, come diceva Pierluigi, non è eccezionale, dovrebbe essere la normalità. Esatto. Ma allora, aggrediamo l'argomento, Fabio Pauselli, perché se la normalità è che a gennaio nevichi e magari faccia freddo, insomma, noi da un po' non ci siamo abituati a questo, perché se già guardiamo al 2022, ci siamo impegnati oggi a fare un bilancio, ecco, l'inverno del 2022, quindi diciamo già dal dicembre 21, gennaio 22, febbraio 22, non è che ci avesse regalato effettivamente un granché. Come è andato lo scorso inverno? Ecco, lo scorso inverno è stato abbastanza caldo e soprattutto molto molto asciutto, addirittura più asciutto per ora di quello di quest'anno. Diciamo, si è salvato un pochino, ecco, a dicembre, perché a dicembre, quindi diciamo, quindi 2021, sì. Dicembre 2021, perché lì un pochino ha piovuto, diciamo, più o meno come pioggia siamo rimasti nella media, però dopo gennaio e febbraio è stato praticamente un disastro, quasi mai piovuto. Quindi poi ecco, venivamo da un 2021 già caldo e abbastanza siccitoso già a partire da prima dell'estate, quindi diciamo si è protratta questa tendenza. Ecco, diciamo gli unici due mesi che è piovuto, partendo dalla primavera 2021 fino alla primavera 2022, sono stati novembre un po' e dicembre un po', poi per il resto nulla. Nulla. Forse abbiamo anche delle slide che ci aiutano, Fabio, con te a raccontare questo 2022, come è andato. Vediamo se la regia ci propone delle slide. Cosa abbiamo qua a beneficio dei nostri telespettatori? Allora, qua abbiamo la piovosità riferita al... allora, questa qua dovrebbe essere, vedo poco, ma ecco, dovrebbe essere la piovosità riferita al... media annua... sì. Esatto, sì, qui sì. Riferita a Città di Castello, vedo. Sì, le medie annue riferite a Città di Castello. Adesso sto vedendo,
Dovrebbe essere le temperature, sì. Esatto, sì. Sì, infatti, riferite. No, infatti pensavo che ci fosse la slide quella sulle temperature del 2022, ma ecco, sta praticamente in questa slide ci sono tutte le medie termiche anno per anno dal 1985 al 2022. Vedete come la tendenza tende un pochino a alzare, ma, ad alzarsi, ma se poi vedete le medie, che, quelle scritte nere in basso a sinistra, vediamo. Vedete medie. Che proprio la tendenza è chiara, addirittura il 2022 siamo su valori eccezionalmente alti sopra media, quindi il 2022 è stato proprio caldissimo, anche sopra il trend di rialzo termico che c'è stato negli ultimi 30-35 anni, e quindi... ecco, ho riportato Città di Castello perché poi magari se ne parlerà anche dopo per quanto riguarda gli effetti di questo caldo che praticamente poi è andato a incidere oltre al fatto, al problema della siccità, anche per quanto riguarda i fenomeni estremi. Esatto, fenomeni estremi. Vogliamo vedere intanto anche un'altra slide, se la regia ce l'ha. Ce l'ha. Questa è la pluviometria, sì. Sempre riferita all'area di Città di Castello. Cosa vediamo qui? Sì, vediamo come il 2022 praticamente ha avuto un andamento molto 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 particolare, perché se vedete le linee azzurre sono praticamente riferite alla piovosità media mese per mese, quindi da gennaio a dicembre. Vedete che i primi tre mesi sono risultati completamente sotto media anche di molto, vedete anche gennaio, come dicevo prima, molto molto secco. Diciamo aprile si è comportato in maniera un pochino più normale, diciamo leggermente sopra media per quanto riguarda la pluviosità, poi maggio, giugno, luglio e agosto siamo ritornati ampiamente sotto media. Quindi un anno veramente veramente siccitoso fino ad agosto, che poi come dicevo prima segue un 2021 anche almeno per gli ultimi 8 mesi abbastanza siccitoso. Poi vedete che ha tentato di recuperare, o meglio ha recuperato quasi tutto negli ultimi mesi, ma in maniera, diciamo, scomposta, in maniera violenta, perché se vedete il picco di settembre, vedete che addirittura siamo 3, 4, anche 5 volte sopra la media, e quello è il periodo dove ci sono state due eventi estremi, tra cui ecco l'alluvione che poi ha colpito Cantiano, che poi è partita dalle nostre zone. E poi ne parleremo. Poi ecco l'ultima cosa, così almeno per la slide, così almeno chiudiamo il discorso sul 2000 della piovosità. Vedete poi che il picco di settembre, poi c'è il crollo, perché praticamente a ottobre 0 mm, non è piovuto per niente. Poi, diciamo, la normalità è tornata a novembre-dicembre. Quindi, insomma, davvero uno zig-zag scomposto. Assurdo. Pierluigi, chi dice che il 2022 è stato l'anno più caldo, insomma, degli ultimi decenni? Dice una cosa sbagliata o dice una cosa oggettivamente vera? No, dice una cosa oggettivamente vera. Anzi, se uno facesse un'indagine storica, adesso ancora non è stata fatta, ma dagli primi dati sembrerebbe che potrebbe trattarsi non soltanto dell'anno più caldo dall'inizio del Novecento, ma addirittura se uno confrontasse i dati in nostro possesso e chiaramente anche tutti i dati ricostruiti in base a chiaramente ricerche scientifiche, potremmo arrivare addirittura a 1250, cioè quando alla fine dell'optimum climatico medievale. Quindi sarebbero quindi 800 anni che non fa così caldo, è un dato estremamente preoccupante, quindi bisogna un pochino tirare le somme e cercare un pochino di imparare la lezione, perché stiamo andando verso una situazione estremamente grave, sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista delle precipitazioni, che sono sempre più irregolari, e questo mette spesso e volentieri a dura prova anche le nostre risorse idriche. Ecco, tra poco andremo avanti anche con le slide e proveremo anche a capire che cosa è accaduto per avere questo, ma io volevo coinvolgere Riccardo Scotti. È d'accordo in questa analisi, cioè nel dire che nel 2022 abbiamo assistito sostanzialmente ad un'annata eccezionale da un punto di vista di temperature registrate? Lei, ricordiamo, studia i ghiacciai, dopo vedremo più tardi un filmato, ma questo lei lo ha visto proprio in prima persona? Sì, assolutamente sì, insomma abbiamo tanti dati sia a livello locale che a livello nazionale, poi anche europeo, insomma in Europa e in Italia si è trattato
secondo i dati del CNR in assoluto dell'anno più caldo, ma di gran lunga più caldo da quando si rilevano i dati. E come diceva correttamente il collega di Umbria Meteo, utilizzando i proxy data, cioè facendo una stima abbastanza magari anche così grossolana rispetto a quelli che sono i secoli passati, potrebbe essersi trattato nelle nostre zone assolutamente di uno degli anni più caldi, ma anche oltre il Medioevo, insomma, che pur era stato relativamente caldo, ma oggi siamo già arrivati mediamente a temperature medie che sono almeno nelle Alpi ben oltre il periodo dell'optimum medievale. Quindi è una cosa che, oltre ad averla vista grazie ai ghiacciai che ci rendono visibile quello che succede a livello termico, almeno qui nelle Alpi, l'anomalia del 2022 è stato qualcosa di del tutto evidente anche a chi non arriva ai ghiacciai, proprio perché il connubio di scarse precipitazioni, soprattutto nei mesi invernali e primaverili, e temperature molto molto alte in estate, ha avuto degli effetti evidentissimi anche sulla vegetazione, pur noi trovandoci in una zona dove le precipitazioni in genere non mancano neanche in estate, anzi abbiamo un surplus idrico che alimenta le falde, insomma non ci sono mai problemi di scarse precipitazioni o di siccità molto impattanti qua soprattutto nella zona prealpina delle Alpi centrali. E quest'anno per la prima volta noi abbiamo vissuto qualcosa di abbastanza sconvolgente, con la vegetazione che iniziava ad ingiallire e rinsecchire in zone dove abbiamo mediamente precipitazioni di oltre 2000 mm all'anno, quindi zone molto molto piovose, che hanno visto nel mese di agosto delle situazioni visive con piante che iniziavano a disseccare, qualcosa che sicuramente a memoria d'uomo non è mai capitato, insomma, ecco. Ecco, torniamo al, insomma, ci piace questa testimonianza da territori diversi, perché ci fa capire che non è un problema isolato, cioè è un problema ampiamente documentato. Fabio, proseguiamo con le slide, perché in qualche modo dobbiamo anche capire come ci siamo arrivati a queste temperature e a questa è sempre pluviometria, ma io andrei avanti perché credo c'erano delle slide, se non erro, sì. Chiedo alla regia, ecco, il 2022 l'anno più caldo mai registrato in Italia, questa... I colori, sì, rossi abbiamo un po' imparato a capire cosa sono, vero, sì, Fabio? Sì, questo fa vedere che, diciamo, le zone alpine e soprattutto il nord Italia sono le zone che hanno sofferto di più il caldo. Quel viola che vediamo. Nel 2022, rispetto per esempio al sud Italia c'è una differenza clamorosa, veramente. È proprio quello lì che ha portato su il dato a livello nazionale su valori assurdi, diciamo, per le medie dell'ultimo secolo sono valori veramente assurdi. Perché per chi ci ascolta e magari non è aduso a leggere le mappe, noi lo siamo diventati grazie a loro la mattina quando facciamo le previsioni, dove vedete il viola, no? Vedete la scala di valori, il viola sono le temperature più calde, poi mano a mano a scendere. Man mano più che basse. Si va verso il giallo e il celeste, addirittura il celeste sarebbe sotto media, ma non c'è niente sotto media. Praticamente abbiamo da poco o mediamente sopra media a molto molto sopra media. Pierluigi, si ribalta anche il comune assunto per cui al sud è caldissimo, insomma, qui se uno guarda questo paradossalmente è come un'Italia al rovescio. Sì, è anche un pregiudizio che al sud faccia effettivamente troppo. Ad esempio a Napoli le medie estive sono inferiori a quelle di Milano, quindi non è vero che al sud, perché c'è comunque il Mediterraneo che, pur essendo un mare caldo, mitiga in ogni caso. Però in effetti le grandi ondate di calore che negli anni passati avevano coinvolto solo, unicamente il sud Italia, quest'anno invece hanno coinvolto più il centro e il nord, quindi anche il centro Europa. Cioè, non si è mai visto ad esempio a gennaio avere valori di 20 gradi in Polonia o di 17 gradi in Danimarca, cioè sono cose assolutamente fuori da ogni logica, quindi stiamo veramente andando fuori scala, ecco, è una cosa assolutamente da rimarcare. Assolutamente, questa. Proseguiamo con le slide, però dopo abbiamo anche delle belle slide di Pierluigi, quindi facciamo una bella carrellata. Qui che cosa abbiamo, Fabio? Sì, praticamente sono, diciamo, le temperature medie sull'Italia dal 1880 al 2022. Vedete che il riferimento è ad un trentennio
diciamo già abbastanza caldo, perché siamo dall'81 al 2010, e vedete come praticamente negli ultimi anni siamo sempre sopra media, e addirittura questa tendenza al sopra media si va ampliando. Quindi ecco, con il 2022 siamo a livelli, ecco, come abbiamo detto fino adesso, a livelli eccezionali rispetto agli anni per esempio 70, che ancora, ecco, rispetto a reggeva, diciamo, reggeva così gli anni 70. Andiamo 80. Avanti, andiamo avanti sempre con le nostre slide. Eccoci, sì, qua, questa è l'Italia. Qui praticamente abbiamo allungato un pochino i tempi, e diciamo qui siamo dal 1800, una serie storica riguardanti sempre l'Italia, e vedete a destra come praticamente gli anni record sono tutti rientranti negli ultimi 20 anni. Sono tutti concentrati. Concentrati in fondo alla linea. E quindi praticamente questo significa che, ecco, sta veramente facendo caldo. In basso addirittura ci sono i piazzamenti mese per mese rispetto al 2022, quindi sono tutti molti secondi posti, o non primi posti, ma secondi posti, secondi quindi posti. Fanno sì che il totale va a portare il 2002 primo in classifica. Andiamo avanti ancora. Queste credo che sia. Sì, sempre, sì. Questi sono dati che fanno riferimento all'aumento medio degli ultimi 50-60 anni per quanto riguarda le regioni italiane. In questo caso vediamo come dicevamo prima, che il nord Italia, soprattutto il centro nord Italia, ma in particolare le zone pianeggianti del nord Italia, stanno subendo più di tutti questo riscaldamento rispetto al sud Italia. Ancora quindi abbiamo avanti dalla regia. Anche in Europa. Sì, sì, sì. Queste sono praticamente le nazioni in cui il 22 è stato l'anno più caldo degli ultimi, ecco, 100-150 anni. Vedete che l'Italia non è sola, e quindi è tutta l'Europa centro-occidentale, perché diciamo questo anticiclone africano praticamente è rimasto stabile sopra l'Europa centro-occidentale. Se ricordate anche i valori record di 40 gradi, addirittura a Londra, cosa mai successa, ecco, nella storia della città, fondamentalmente, quest'estate. Ecco, non so, credo ne abbiamo ancora altre da vedere. L'anomalia di temperatura superficiale per il questa giorno è di per Natale. Questa è il giorno di Natale, ah. E anche, cioè, non è solo una questione, come dicevamo, solo d'estate, ma anche d'inverno. Soprattutto, ecco, quel periodo, diciamo, delle feste natalizie è stato veramente caldo, con temperature dalle nostre parti sopra 10 gradi come temperature minime, 10, 12, 13 gradi come temperature minime in pieno inverno a fine dicembre, è una cosa mai vista, semplicemente. E sul Natale Pierluigi si è divertito moltissimo lo scorso Natale, insomma, a prenderci un po' in giro con le sue bonarie, assolutamente, slide che ci facevano vedere i cappellini di Babbo Natale lungo la spiaggia, ma è stato effettivamente così, è stato forse uno dei Natali, sì, più caldi che abbiamo vissuto. Assolutamente, è stato più caldo in Italia piuttosto che in Florida, negli Stati Uniti. Per esempio a Gualdo Tadino il giorno di Natale c'erano delle temperature, che è una zona montana, di intorno 18-19 gradi, mentre a Miami non si sfioravano neanche i 10 gradi, quindi 9 gradi a Miami, che siamo quasi al tropico del cancro, quindi questo la dice lunga su questa anomalia. Però c'è comunque, per esempio, tra le slide che mostreremo dopo, una, sì, ve l'anticipo, una cosa importante è questa, è che l'aumento di temperatura registrato negli ultimi anni specialmente non è un aumento omogeneo, non è che tutte le stagioni faccia più caldo. La stagione in cui l'aumento di temperatura è stato maggiore è stato proprio l'inverno. Per esempio nella mia stazione in 20 anni abbiamo avuto 0,7 gradi di incremento, è tantissimo. E allora aspetta Pierluigi, perché magari poi torniamo sulle le motivazioni, diciamo, no? di questo caldo. Se la regia le ha pronte le slide che ci ha portato Pierluigi, andiamo proprio a documentare e a commentare questi effetti, ce le fate vedere. Pierluigi è dotato di grande ironia, però insomma ci fa vedere che cosa? È un'immagine incredibile, perché si tratta del lago di Scanno. Il lago di Scanno sta in Abruzzo a 1000 metri di altitudine, e guardate che il giorno di Ferragosto la gente faceva il bagno, la temperatura dell'acqua era intorno ai 20 gradi e soprattutto erano 35 gradi
le temperature dell'atmosfera. Quindi si tratta chiaramente di una condizione assolutamente anomala. Io mi ci trovavo e veramente ho sofferto il caldo a più di 1500 metri, eravamo a addirittura 36 gradi, una cosa incredibile. Andiamo avanti perché insomma non ecco, è l'unica nonostante cosa. Questo però l'estate del 2022 non è stata calda come quella del 2003, almeno per quanto riguarda i dati della mia stazione meteorologica, e in gran parte dell'Umbria è successo questo. Quindi con questa foto scherzosa, insomma, l'estate del 2003 ancora fare linguacce, perché quella del 2022 è stata battuta per un decimo di grado. Comunque, quindi, un valore incredibile. Per farlo capire ai telespettatori, l'anno 2022 è stato oggettivamente caldo, nella sua interezza caldo, ma se guardiamo solo l'estate... Il 2003 ancora è stato un'estate terribile in tutta Europa, ha avuto decine di migliaia di morti per il caldo, specialmente in Francia, quindi è stata un'estate catastrofica. Eppure quella del 2022 è stata battuta soltanto di un decimo di grado, quindi vuol dire che siamo arrivati quasi a questi livelli. A quella che era già infernale. Andiamo avanti con queste slide. Ecco, questo è quello che vi dicevo è prima. Quello vedete, di cui parlavamo. È una cosa importante perché il riscaldamento riguarda soprattutto l'estate, vedete, l'estate e l'inverno, che sono le due stagioni in cui si è manifestato di più questo riscaldamento, mentre l'autunno così, e guardate addirittura la primavera c'è stata una diminuzione, cioè negli ultimi 20 anni, almeno 22 anni per la precisione, nella mia stazione meteorologica, ma ho visto che è un problema che riguarda un po' tutta l'Umbria, la primavera è stata la stagione sempre più fredda, e questo comunque c'è una spiegazione, possiamo anche anticiparla, perché evidentemente durante la stagione invernale avere avuto come negli ultimi anni un vortice polare molto potente, molto forte, e quindi correnti occidentali molto veloci e molto potenti, ha di fatto confinato il freddo e le perturbazioni ad alte latitudini, e quindi ha in qualche modo assicurato delle condizioni di caldo anomalo. Poi che succede? In primavera il vortice polare va in crisi, l'aria fredda si sparpaglia alle basse latitudini e quindi si hanno delle ondate di gelo fuori stagione, e questo è il motivo per cui un terzo delle volte è successo che la Pasqua è più fredda del Natale, quindi è una cosa assurda, ma è vera. Ma assolutamente vera. Possiamo andare avanti con queste slide, che ce ne sono, ecco, dati interessanti. Questa è, per quanto riguarda la mia stazione meteorologica, la somma delle temperature, la media, e guardate che la media è 14,2 contro una media normale nel 22 anni, siamo quasi arrivati a 30 anni fatidici, insomma, per dare il clima, insomma, ecco, 14,2 contro 13,1 che è la media, quindi siamo 1,1 gradi sopra la media, è tantissimo. Ecco, perché per la normale vulgata dice vabbè dai è un grado e mezzo. Un grado in un anno non significa assolutamente poco, perché le differenze fra un anno e l'altro si misurano in decimi di grado. Avere delle anomalie di un grado a livello annuale è tantissimo, e avere poi, come è successo nel mese di dicembre appena trascorso, anomalie di 5 gradi, o nella prima decada di gennaio di questo 2023 anomalie di 5-6 gradi, è una cosa fuori scala. Fuori scala. Allora, non so se vogliamo andare avanti qui oppure ricoinvolgo un attimo Fabio Pauselli, perché Pierluigi ci ha iniziato a spiegare perché ci siamo trovati in qualche modo tanti mesi senza piogge. Che cosa è accaduto a livello atmosferico? Quali masse non si sono mosse? Quali venti non sono andati per il verso giusto? Allora, le motivazioni sono più di una, no? Intanto il discorso del riscaldamento globale, e quindi naturalmente ha cambiato un pochino la scacchiera. In questo caso negli ultimi 2-3 anni c'è stato anche l'intervento di un fenomeno che, diciamo, che colpisce soprattutto in maniera diretta la zona del Pacifico, che è quello della Niña e del Niño, del Lenzo, e in questo caso colpisce anche le zone europee, cioè nel nostro caso praticamente tende a portare una serie di circolazioni favorevoli a un calo delle precipitazioni. Quindi naturalmente questa fenomenologia, con questo calo di precipitazioni, viene ampliata, viene, diciamo, portata all'eccesso proprio dal riscaldamento globale. E quindi naturalmente questo più o meno sono
in maniera molto semplice le motivazioni per cui, ecco, noi abbiamo avuto questa lunga serie di mesi, ecco, senza, con precipitazioni veramente sotto media. Ed è un fenomeno che vediamo ritornare più spesso del solito, diciamo così, oppure anche qui invece segue una sua ciclicità? Allora, sì e no, nel senso che, per esempio, abbiamo osservato, con riferimento specifico all'Umbria, che la piovosità generale non è diminuita, nel senso che più o meno è abbastanza stabile, sono queste variazioni, però ecco, comunque sia nell'arco degli ultimi, diciamo, 80 o 100 anni, le serie storiche più lunghe ci fanno vedere che non è proprio diminuita, non è variata in maniera eccessiva. Il problema è che è cambiata la tipologia di precipitazioni. Quindi abbiamo molto spesso precipitazioni, come facevamo vedere dalle prime slide, molto intense su un breve periodo. Quindi diminuiscono durante l'anno i giorni di piovosità. Le quantitativi totali rimangono più o meno stabili, però diminuiscono i giorni di piovosità e quindi praticamente quando piove, quando precipita, lo fa in maniera più intensa, più violenta. E questo, come dire, è la precipitazione violenta, oltre a creare, nel caso per esempio di settembre, purtroppo anche delle vittime, no? Come dire, non è nemmeno profondamente utile alle sorgenti perché bevono di meno, io non so come spiegarlo in maniera corretta e con una terminologia adeguata. Sì, soprattutto in periodi... Cioè il dilavamento è maggiore. Soprattutto in determinati periodi dell'anno, per esempio... I fenomeni alluvionali che abbiamo avuto a metà settembre sono praticamente subito successivi a un periodo lungo di siccità con terreni veramente secchi e quindi quella, la maggior parte di quell'acqua è andata via tranquillamente. Insomma, non ne abbiamo avuto i malefici sì, ma non i benefici, insomma, sì, mettiamola praticamente così. In parole povere sì. Allora, non so se possiamo vedere l'ultima tranche di slide di Fabio perché poi voglio tornare ai ghiacciai. E dopo parleremo dell'alluvione. Non so dove eravamo arrivati, ma la regia è molto più attenta di me. Che cos'amo qui? No, i record di caldo praticamente del 1 gennaio 2023, vedete che praticamente tutta Europa è al caldo, con valori veramente incredibili, ecco, oltre Alpe, che normalmente, ecco, lì ci sono temperature, se non vicine allo zero, sotto zero, invece abbiamo temperature a due cifre sopra lo zero, quindi caldissimo. Andiamo avanti, andiamo in sequenza. Ecco, questo è l'unica, una delle poche zone del pianeta dove praticamente sotto Natale abbiamo avuto il freddo, quindi il Nord America. Però ciò non vuol dire che bilanci i quantitativi termici globali. Il fatto semplicemente che, come dicevo prima, questo riscaldamento globale, questa maggiore energia che c'è sull'atmosfera tende a favorire i fenomeni estremi. Quello che accadde sotto Natale nel Nord America fu un fenomeno estremo, ci furono tantissimi morti, decine e decine di centimetri di neve, addirittura intorno ai laghi del Nord America, anche un metro e mezzo come la zona di Buffalo in poche questo ore. Questo quando, Fabio? Intorno a Natale praticamente. Intorno a Natale. E quindi praticamente questo fenomeno estremo è ricade tranquillamente sulla statistica che i fenomeni estremi aumentano con la presenza del riscaldamento globale. Non so se ce ne sono altre, la regia, eccoci qua. Sì, questo è riferito al 28 agosto, vedete come il mar Mediterraneo è caldissimo, non compare la leggenda, però vi dico tranquillamente che sulla zona scura, rosso scuro, sì, le temperature sono almeno di 5 gradi, ecco, vedete un attimo in alto a sinistra. Sarebbe la zona del Mar Ligure, sì, diciamo sì, così. Oltre della 5 costa, gradi sì, la media, quindi abbiamo un Mediterraneo caldissimo durante quest'estate. E questo diciamo, implica una serie di conseguenze anche, che poi vedremo. Intanto i fenomeni estremi che dicevamo e poi anche il fatto che l'autunno e l'inverno è stato abbastanza, anzi è stato molto caldo, per il semplice motivo che abbiamo avuto prevalentemente correnti occidentali e già sono calde per conto loro, o meglio, miti per conto loro perché arrivano dall'Oceano Atlantico, poi se passano sopra il Mediterraneo caldo in quella maniera naturalmente abbiamo temperature ancora più calde. Allora, non lo so, ce ne sono altre, non la regia non me ne fa vedere. Sì, qui vediamo che dal 28 ottobre al 30, dal 28 agosto al 30 ottobre, non è cambiato niente, anche perché ottobre è stato caldissimo e siccitosissimo. Allora,
Andiamo, il panorama mi sembra chiaro, insomma, che sia stato un anno eccezionalmente caldo, i dati lo dicono, le immagini lo mostrano. Riccardo Scotti, parliamo di ghiacciai perché lei porta avanti con il Servizio Glaciologico Lombardo un progetto di monitoraggio. Prima di vedere il filmato, un paio di minuti, che insomma ci racconta molto di quello che sta accadendo ed è accaduto dal 2019 ad oggi su un ghiacciaio specifico, ci spiega che cos'è questo progetto, come funziona? Sì, diciamo che l'idea di questo progetto mi è venuta da vedendo un po' con esperienza all'estero, ma vedendo anche un documentario che si chiama Chasing Ice, dove questo fotografo americano James Balog è andato a piazzare delle fotocamere sui ghiacciai più importanti del pianeta, con un temporizzatore, essenzialmente scattando delle immagini ogni ora, ogni mezz'ora, dipende dalle varie location. E grazie all'acquisizione di tutte queste immagini ravvicinate è poi possibile ottenere dei filmati velocizzati, quelli che si dicono i filmati in timelapse. E essenzialmente questa è un'evoluzione di quello che è il normale confronto fotografico che si fa normalmente per vedere visivamente le variazioni di un ghiacciaio nel tempo. Un tempo si andava ogni anno in un punto predefinito che noi chiamiamo stazioni fotografiche, dove appunto c'è un segno in vernice, uno mette in pietra e da lì si scatta una foto al ghiacciaio, una foto che quindi è confrontabile anno dopo anno e ci permette di vedere le variazioni del ghiacciaio. L'evoluzione è proprio quella di piazzare una fotocamera che non scatta una foto all'anno, ma scatta una foto ogni 15 minuti per magari l'intera estate o addirittura l'intero anno. E questo ci permette poi di montare le foto a 25 fotogrammi al secondo e quindi rendere visibili alcuni degli aspetti della dinamica del ghiacciaio che ad occhio nudo sono assolutamente impossibili da vedere. Per esempio il flusso del ghiacciaio o la perdita di spessore del ghiacciaio sono fenomeni che noi possiamo stare un'intera giornata di fronte al ghiacciaio ma che non possiamo apprezzare, sono rapidi ma non così tanto. Diciamo che un ghiacciaio sulla lingua può perdere magari 10 centimetri proprio all'estremo, 10 centimetri di spessore di ghiaccio in un giorno o spostarsi di qualche centimetro in avanti, ma sono cose che non sono visibili. Quindi aver piazzato queste fotocamere ed avere poi questi filmati velocizzati, come vedremo, permette di osservare quello che succede realmente a causa della fusione del ghiaccio e alla dinamica del ghiacciaio sulla fronte di un ghiacciaio. Quindi, e allora Riccardo, vediamo il filmato e poi ce lo commenta. Intanto vediamolo, perché io la prima volta che l'ho visto, devo essere sincera, sono rimasta profondamente colpita. Vediamolo. Thank you.
Riccardo, io credo che il filmato basti un po' da solo, ma lei, per quelli che sono un po' più duri di comprendonio, ce lo spieghi. Che cosa è successo dal 2019, giugno mi sembra, 2019 al settembre 2022 a quel ghiacciaio? Innanzitutto dove siamo? Ce lo spieghi? Sì, questo è il ghiacciaio di Fellaria, ci troviamo in Val Malenco, in provincia di Sondrio, proprio nel gruppo del Pizzo Bernina, che è la vetta che supera i 4.000 metri più orientale nelle Alpi. Diciamo, siamo al centro delle Alpi, nel versante meridionale. Questo è uno dei ghiacciai più importanti che abbiamo in Lombardia, con una superficie molto elevata di oltre 8 km quadrati nella parte italiana, e questa è la lingua inferiore orientale del ghiacciaio, quindi una piccola porzione del ghiacciaio. Gran parte del ghiacciaio si trova a quota molto più elevata. Quello che vediamo è la contrazione della lingua, quindi la perdita di spessore che vedete nelle immagini è dovuta alla fusione estiva data dalle alte temperature estive, quindi è una dinamica che è abbastanza normale in una zona frontale di un ghiacciaio, certo non è normale con l'intensità che abbiamo registrato negli ultimi 4 anni, perché perdere mediamente 6 metri di spessore di ghiaccio ogni estate è qualcosa di veramente impressionante. Il 2022 ha visto una perdita di spessore di 8 metri. 8 metri sono più di 2 piani di una casa, insomma, e sono andati persi in soli 3 mesi estivi. L'arretramento frontale è conseguenza della perdita di spessore e anche la presenza del lago. Però questo è... Abbiamo forse il collegamento che è saltato, proviamo a ripristinarlo. Allora, mentre proviamo a ripristinare il collegamento con Riccardo, ce l'abbiamo? Sì, ci sono. Ah, ok, Riccardo, perfetto, era saltato il collegamento. Diceva? Okay. Sì, che quello che vediamo su questo ghiacciaio è quello che essenzialmente accade su tutti i ghiacciai italiani delle Alpi, oltre che in larghissima parte dei ghiacciai del nostro pianeta. Quindi i ghiacciai sono il vero termometro visivo e fisico di quello che accade al clima, ed è per questo che sono molto efficaci nel trasmutare quello che i termometri e i grafici ci dicono in termini numerici in termini essenzialmente visivi. Le faccio una domanda da profana, però è la domanda che secondo me si stanno facendo molti di quelli che stanno a casa: ma questo ghiaccio che abbiamo perso, cioè, è irrecuperabile, nel senso che è pensabile o non pensabile che potremmo recuperarlo con, che ci vuole, una nuova glaciazione? O è perso, è finito, cioè non c'è speranza? Direi di sì, almeno per i prossimi 40 anni, direi che il trend è questo, nel senso che c'è un concetto un po' particolare, che i ghiacciai rispondono alle variazioni climatiche, ma hanno un tempo di risposta, nel senso che non basta un anno di freddo per riformare un ghiacciaio, così come l'aumento delle temperature ha poi delle influenze che i ghiacciai devono riuscire ad assecondare anche in parecchi anni, in parecchi decenni. E quindi è già stato fatto un calcolo modellistico per cui già con le temperature medie che abbiamo raggiunto negli ultimi 30 anni, che quindi, per darvi un'idea, sono molto più fresche rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022. Quindi già se noi stabilizzassimo ipoteticamente le temperature alla media degli ultimi 30 anni, i ghiacciai continuerebbero ad arretrare per almeno i prossimi 30-40 anni. Proprio perché? Perché non si sono ancora adattati, non sono riusciti fisicamente ad adattarsi all'aumento di temperature che già oggi abbiamo osservato. Quindi a meno di ghiacciai molto piccoli che hanno una dinamica particolare, almeno per i prossimi 30-40 anni questo ghiaccio perso e che assolutamente sarà impossibile da riformare. E le faccio un'altra domanda, seguendo una lezione di Luca Mercalli, che credo sia un personaggio ampiamente noto nel campo della meteorologia, alla domanda che un giornalista gli fece: ma insomma, si sta sciogliendo la Groenlandia, se si scioglie la Groenlandia, qual è la conseguenza? Lui rispose: siamo fritti. Allora, la domanda per lei: se si sciolgono questi ghiacciai che si stanno monitorando, qual è la conseguenza? Sì, allora, ovviamente siamo fritti, come diceva Mercalli?
No, se parliamo dei ghiacciai delle Alpi, è ovvio che soprattutto a livello di innalzamento degli oceani il contributo è infinitesimo perché sono superfici infinitesime rispetto al ghiaccio contenuto in Groenlandia e in Antartide. Però è ovvio che abbiamo delle ricadute locali importanti e a me piace pensare a questo concetto. Sempre questi modelli ci dicono che se le temperature dovessero continuare ad aumentare, seguendo poi quello che è lo scenario business as usual, ovvero se continuiamo a aumentare le emissioni di gas serra e portare le temperature a 3-4 gradi alla fine del secolo, i ghiacciai nelle Alpi scompariranno. E a quel punto è ovvio che ci possono essere parecchi problemi riguardo alle variazioni delle portate di fiumi, soprattutto nei mesi estivi. Ma secondo me il concetto più importante è che se i ghiacciai sono scomparsi fra qualche decennio, vuol dire che non siamo riusciti a stabilizzare il clima riducendo le emissioni. E a quel punto i ghiacciai delle Alpi saranno l'ultimo dei problemi. E come dice Mercalli, siamo fritti, ma non per colpa dei ghiacciai delle Alpi che non ci sono più, ma per colpa di tutti i cambiamenti a livello di ecosistemi, a livello di ghiacci polari che abbiamo a livello planetario. Quindi, insomma, i ghiacciai sono una grande risorsa, ma sono importanti oggi per farci capire che abbiamo preso una strada molto pericolosa. Resti con noi perché poi ho una domanda per lei, Pierluigi, e torniamo ora anche fra un poco alle slide di Pierluigi, poi ci tuffiamo nell'alluvione, mettiamola così. Innanzitutto, sono immagini queste impattanti, almeno per chi come voi le tratta quotidianamente. Come ci siamo arrivati a questo? Ma ci siamo arrivati, è chiaro che neanche noi sappiamo come ci siamo arrivati. Abbiamo purtroppo constatato questo anomalo aumento della temperatura e poi abbiamo fatto l'ipotesi di essere in qualche modo responsabili. Non sappiamo ancora in che modo esattamente avvenga tutto quanto, sappiamo però che dobbiamo fare qualcosa Ancora sicuramente. ci sono sacche di scettici? Sì, ci sono sacche di scettici. Perché è chiaro che essendo l'atmosfera un sistema caotico, non essendo noi ancora in grado di stabilire esattamente come sono, esattamente come funzionano come dire, le varie parti dell'atmosfera, quindi non essendo ancora noi in grado di quantificare ogni cambiamento tramite una formula matematica, è chiaro che non sappiamo ancora dire quanto noi siamo responsabili, in che percentuale. Ma penso che ormai ci siano pochi dubbi nel dire che, insomma, che lo zampino dell'uomo non c'è assolutamente in questo che sta succedendo. È qualcosa che anche gli studi climatologici del passato hanno visto che un simile aumento di temperatura o una simile diminuzione di temperatura non si è mai registrata in passato, anche nel periodo forse più conosciuto e in cui c'è stata la più grande variazione di temperatura della storia climatica recente, sto parlando di 11.000 anni fa, il periodo cosiddetto del Trias recente, ecco, anche quel grossissimo raffreddamento dovuto al blocco della corrente del Golfo causato da una catastrofe climatica nel Nord America, che adesso non vi sto a raccontare. Ecco, noi abbiamo dei dati molto precisi e comunque la diminuzione di temperatura e poi relativo aumento non era comunque così rapida come quella che stiamo vedendo noi. Quindi è chiaro che lo zampino Ci sta. dell'uomo, speriamo che magari non sia il 100%, ma il 50 o il 30%, ma che ci sia lo zampino dell'uomo purtroppo è innegabile. Allora, abbiamo le altre slide, non mi ricordo dove eravamo arrivati con Pierluigi, però vediamole in carrellata. Chiedo aiuto alla regia perché poi aggrediamo l'altro argomento. Questa è una slide relativa proprio a quell'argomento che aggrediremo poi, perché si tratta di un'immagine da un satellite del NOAA, quindi un satellite americano, che ha ripreso proprio il 15 settembre il V-Shaped, il temporale sopra Cantiano, e ci sono ben due evidenziate dalle frecce, due cosiddetti overshooting top, quindi due nubi cumulonimbi che sfondano in stratosfera, quindi ce ne aveva ben due questo temporale, un temporale veramente violentissimo. Nonostante questo, poi chiaramente anche in questo le responsabilità dell'uomo comunque sono state tante, perché lì dove è piovuto
di più, poi in realtà non ci sono state vittime. Quindi noi con la nostra incuria, anche a livello di gestione del territorio, abbiamo e siamo corresponsabili di queste catastrofi. Dovremmo adattarci, è vero, a un clima che cambia, però noi tutti dovremmo prima di tutto capire che il territorio va gestito in maniera responsabile, cosa che purtroppo per vari motivi finora non si è fatta. E allora fermiamoci qui, perché Pierluigi ce l'ha introdotto, e allora parliamone con Fabio Pauselli. Abbiamo visto un anno caldissimo, un'estate caldissima, non più calda del 2003, ma comunque di poco poco stava vicino al record. E poi il 15 settembre, intanto chiedo alla regia di caricare le slide, il 15 settembre del 2022 tutti i telegiornali hanno aperto e tutti i siti con le immagini delle Marche alluvionate. Purtroppo si sono contate delle vittime, e questo è il bilancio peggiore, no? Se lo vogliamo dire, milioni di danni, territori interamente allagati, comunità messe in ginocchio, un'alluvione che ha colpito le Marche, ma ha colpito, lo ricordiamo, anche l'Umbria. I comuni più colpiti in tal senso sono stati Pietralunga, Gubbio e la zona di Scheggia, Pascelupo, quindi questi comuni, diciamo così, appenninici. Il comune di Cantiano, credo emblematico di questi territori, seppur è nelle Marche, ma insomma è un territorio anche come diocesi accomunato all'Umbria. Che cosa è accaduto quel 15 settembre, quando forse nessuno se l'aspettava che piovesse così tanto? Cosa è accaduto, Fabio? Allora, diciamo che... Intanto chiediamo le slide. Fin dal mattino c'erano, anzi fin dal giorno prima sicuramente, c'erano tutti gli ingredienti per avere temporali forti. E ecco, questa è una... un'immagine satellitare, mi pare, che praticamente avevamo postato sui nostri pagine social, che ci mostrava quello che stava praticamente per accadere, cioè una circolazione depressionare dal nord Europa si stava, diciamo, espandendo verso il Mediterraneo, con un flusso di aria fredda che scendeva attraverso la Francia, si infilava sul Mar Mediterraneo. Naturalmente il contrasto con il Mar Mediterraneo caldo produceva delle correnti sud-occidentali sul centro Italia piuttosto instabili. Naturalmente non bastava solo quello lì, serviva tutta un'altra serie di variabili che hanno poi prodotto quello che è successo. Intanto la corrente a getto proprio su quelle zone lì, avevamo fin dal mattino dai modelli matematici mostrava una corrente a getto che passava proprio per quelle zone lì, che quindi facilita molto la convenzione temporalesca. Naturalmente il Mar Mediterraneo è molto caldo, come facevamo vedere prima, soprattutto la parte alta del Mediterraneo con 5-6 gradi sopra media. Vedete la bassa pressione che si estende dal nord Europa, arriva fino al Mar Mediterraneo, l'aria fredda che scende sulla Francia, l'aria calda che viene su dal Mediterraneo e l'aria e correnti umide stabili sud-occidentali che si infilano sulle regioni centrali. Poi il resto praticamente l'hanno fatto già le condizioni locali, perché avevamo livelli di calore e di umidità anche sulla terraferma molto elevati. Avevamo un punto di rugiada sopra i 20 gradi già da metà mattinata, quindi ecco, valore di tutto rispetto. Questa è la corrente a getto che dicevo prima, che passava proprio su quelle zone. E praticamente, come avevamo annunciato quella mattina lì, non per piaggeria, ma semplicemente per il fatto che, ecco, comunque sia, ci aspettavamo temporali forti. Magari non in maniera eccezionale, vedete, quella per esempio è una proiezione, quella che facciamo vedere adesso, è una proiezione dei giorni precedenti per le precipitazioni previste su quella zona. Addirittura quindi per 200... dire che quell'alluvione del 15 settembre era annunciata? Diciamo in gran parte sì, nel senso che la modellistica, le stime precipitative della modellistica, questo è il modello europeo di Reading, CMWF, e dava picchi di precipitazioni proprio su quella zona lì, precisa. Quindi poi, dove ecco, vediamo il viola per capire, quello era naturalmente, Appennino. Sì, naturalmente, questo addirittura è la sera prima, che hanno diminuito i quantitativi, però ecco, non poi di tantissimo. E poi naturalmente a quel punto serviva solo, ecco come ecco, abbiamo scritto per esempio sulla nostra pagina, bastava solo un innesco.
L'innesco è venuto dai i primi contrafforti montuosi della Toscana, perché i primi cumulonembi temporaleschi sono nati, diciamo, sulla zona della Val di Chiana, vicino a Castel Fiorentino, e poi su contrafforti, diciamo, di Cortona. Da lì poi, ecco, è partito l'innesco, e da lì poi naturalmente il temporale si è autorigenerato. Perché si è autorigenerato? Perché in quella zona praticamente trova le condizioni ideali per riprodursi. Che siano la corrente a getto che dicevo prima, l'umidità elevata, e anche l'orografia particolare ha prodotto quello che ha prodotto. Però per quanto riguarda l'Umbria ha scaricato praticamente i quantitativi che i modelli diciamo preventivavano, perché ecco lì 230-250 mm, a Pietralunga, che diciamo è l'ultimo paese più o meno, l'ultima cittadina prima delle Marche, sono caduti tra i 250 e 300 mm, quindi tutto abbastanza regolare, sempre piogge in quantitativi eccezionali. Però. Lì magari è stata un po' caduta. A Cantiano ne sono caduti 460 mm di più. Perché sono caduti per di più? Per noi che siamo assolutamente, diciamo, neofiti, 400 mm caduti a Cantiano, che cosa vuol dire? A cosa è paragonabile? Allora, prima abbiamo visto i quantitativi medi di Città di Castello, che sono circa 950 mm l'anno. L'anno? Lì ne sono caduti 460 mm in 6 ore, 460 litri per metro quadro in 6 ore. Tenendo un po' conto poi del territorio di Cantiano, che in mezzo ai monti, diciamo, Cantiano, ecco, è nelle Marche, però orograficamente è nell'Umbria. È nell'Umbria. Perché sì. Praticamente ha tra l'Adriatico e diciamo l'Umbria, fondamentalmente, c'ha il Monte Catria. Il Monte Catria è stata la ciliegina sulla torta, tra virgolette, perché praticamente ha amplificato ulteriormente quel sollevamento di masse d'aria, quei cumulonembi, che erano nati prima. Quindi, oltre a tutta l'acqua che è caduta, diciamo, tra l'Alto Tevere, soprattutto sull'Alto Tevere, lì si è stata amplificata ancora di più dalla presenza del Monte Catria. Fatto sta vogliamo che, essere oltre, proprio banali per noi, davvero non bravi, gli ha fatto come da barriera. Facendolo restare lì. Questa massa d'aria, praticamente caldo-umida, ha trovato la parete del Monte Catria, che sono 1700 lì. Metri, quindi... No, è salita. È salita. Salendo si è condensata, ha prodotto ulteriormente, ha intensificato il cumulonembo, quindi ha permesso questo cumulonembo di intensificarsi, quindi produrre precipitazioni ancora più intense. La cosa poi che fa capire, diciamo, tutto quanto meccanismo, come è stato praticamente la natura, è stata in questo caso veramente killer a studiare quello che poi ha prodotto, il fatto che oltre il Monte Catria, quindi si parla anche di neanche 10 km, le precipitazioni sono state pochissime. A Senigallia è piovuto 20-30 mm, per dire. Già, però Pierluigi, poi tutta questa massa d'acqua che è piovuta in Appennino, dov'è finita? Perché Senigallia si è allagata? Perché fondamentalmente la grande massa d'acqua caduta a Cantiano ha avuto uno sfogo naturale verso il Metauro, dove c'è un lago che era praticamente vuoto per... a causa della siccità, e quindi si è riempito praticamente in poche ore, ma non ha tracimato, quindi si è bloccata lì e non ha fatto danni oltre Cantiano. Mentre la minore quantità di acqua, 100-150 mm, piovuta nel bacino del Misa, è andata verso Senigallia con una grande velocità e ha trovato chiaramente un bacino che ancora non era stato pulito, gli alvei erano sporchi, non erano stati allargati, non c'erano bacini di sicurezza come fatto in molti fiumi marchigiani, vedi Lesino, dove c'è stato soltanto un morto perché un anziano si era messo a guardare, forse per curiosità, quello che era successo. Quindi gli altri invece si sono trovati 2 metri, 3 metri d'acqua dentro casa. E questo apre il discorso della gestione del territorio. Esattamente. Assolutamente sì. Cioè, dove il territorio viene gestito con magari delle vasche d'espansione, non so come possono essere chiamate. No, il tutto perché comunque sappiamo com'è andata, tutti i lavori erano bloccati da una causa in tribunale per motivi che chiaramente non stiamo a giudicare, siamo in tribunale però noi. Purtroppo l'Italia molto spesso i lavori vengono bloccati troppo facilmente, cause e controcause, e non si fa nulla, e intanto la natura prosegue, perché a Senigallia c'era stata un'alluvione qualche anno prima, nel 2008 se non sbaglio, quindi è da lì che era nata l'esigenza di costruire dei bacini d'espansione. Diciamo che la storia non aveva insegnato. No. Fabio, cosa in un mondo che sta andando verso un surriscaldamento evidente, no?
Prima, quando vedevamo le tue mappe, vedevamo il picco del 15 settembre. Ci dobbiamo sempre di più attendere questi fenomeni di picco? Cioè, quando ci dicono ci stiamo tropicalizzando, è una cosa volgare? Oppure questi fenomeni eccessivi saranno sempre più frequenti? Sì, in un clima impazzito. Sicuramente saranno frequenti. E addirittura, ecco, per esempio, tornando... Cioè, quanto questo è collegato al surriscaldamento? Proprio collegato, come dicevo prima, alla maggiore quantità di energia presente in atmosfera. L'energia, l'umidità, l'energia sotto forma di calore ed umidità è quello che praticamente è il pane quotidiano per i sistemi, per esempio, temporaleschi e quindi per le precipitazioni. Quindi più energia c'è e più naturalmente questi sistemi saranno più intensi, più cattivi e anche più frequenti, perché naturalmente l'energia non riesce a dissiparsi magari con una fase perturbata di pochi giorni. Fatto sta che, per esempio, nel settembre 2022, dopo 15 giorni, dopo due settimane, ci fu un episodio simile, non a quei livelli, ma intorno al 30 settembre caddero, perché i 300... A Ischia, credo? No, addirittura in Alto Tevere. Ah, beh, io però perché, anche in Italia, no, perché, dopo. Ecco, per esempio, in Alto Tevere, a Città di Castello, sono caduti 150 mm, 130-140 mm il 15 settembre, però ne sono caduti oltre 100, un'altra volta 120-130 il 30 settembre. L'inclinazione era diversa delle correnti, che erano un pochino più meridionali, quindi ha colpito più la zona di Città di Castello, poi la zona più a nord, e non... ha insistito sulla zona di Cantiano con correnti, diciamo, più occidentali. Però per dire che la frequenza purtroppo è aumentata, perché vediamo che poi, naturalmente, se poi andiamo a allargare l'areale a tutta Italia, poi ecco, abbiamo visto quello che è successo a Ischia e quello che succede praticamente ogni anno, un fenomeno alluvionale in Italia l'abbiamo, perché poi tra l'altro l'Italia ha tutti i mari intorno. Quindi quel calore e l'umidità che dicevo prima con un mare così caldo è diciamo, l'energia è diciamo, il pane quotidiano per eventi di questo genere. Posso aggiungere questo? Certo, e intanto carichiamo le ultime slide di Pierluigi, per favore. Che fra venerdì e sabato scorso, proprio per parlare di questa grande reattività di un mare caldo, nelle nostre coste tirreniche si era formato un cosiddetto TLC, cioè un Tropical Like Cyclone, cioè un ciclone similtropicale con cuore allora caldo. Allora ci stiamo tropicalizzando? Ma è una cosa un po' strana perché si tratta di un fenomeno ibrido, comunque non è veramente un uragano, perché è soltanto un uragano nei bassi strati, fino a circa 3.000 metri. Però questo comunque, che si formi questo a gennaio, insomma, che si formi in autunno col mare ancora caldo, ma a gennaio e poi a queste quote e faccio un giro, risalga all'Adriatico, cioè è veramente un po' anomalo questo. Quindi evidentemente il mare caldo di queste estate, insomma, che può essere prolungato. Sta cedendo questa energia in un tempo insolito, anche a gennaio, sì, insomma, mettiamola così. Sì, perché come dicevo prima, la dissipazione di questa energia non avviene in pochi giorni, viene in lungo periodo. E come abbiamo visto ancora, nonostante ecco, questo freddo di questi giorni, le perturbazioni sono state da novembre, ancora siamo tranquillamente, ampiamente sopra media. Quindi ecco, dovremo tutti quanti cercare un attimino di organizzarci, di prepararci. Per esempio sul discorso, ritornando all'alluvione del 15 settembre, secondo me un sistema di allertamento più efficace sarebbe, anche perché ecco, cominciano a diventare un po' troppo frequenti questi. Poi ne parliamo di questo proprio in chiusura. Abbiamo le ultime slide di Pierluigi? Non so dove siamo, ecco, Pierluigi? Questa sono i dati di temperatura della mia stazione meteorologica, installata nel 2000, e soltanto in 23 anni c'è stato un aumento delle temperature di 0,3 gradi fra il primo decennio e il secondo decennio. Quindi facciamo un calcolo: se in 10 anni aumenta di 0,3, in 100 anni quanto aumenta? 3 gradi, quindi è nella media delle più, come dire, pessimistiche previsioni per il futuro. Bisogna un po' pensarci a questo, lo può stabilire chiunque anche installando una stazione meteorologica amatoriale, ecco, quindi se l'accorge un privato, immaginiamo un po' le istituzioni che dovrebbero fare. Andiamo avanti. Questo è un mio amico che raccoglie in maniche corte le olive a fine novembre. Ecco, che in genere io mi ricordo quando raccoglievo le olive nevicava molte volte, era freddissimo, insomma faceva qualche fiocchetto, qui la situazione è diversa. Questa invece è la traccia radar del temporale 15 Cantiano, settembre. Vedete precipitazioni assurde,
che insistono per ore e ore, ha insistito per 3 ore questa traccia rossa, e quindi evidentemente, come diceva giustamente Fabio prima, si trattava di un temporale autorigenerante che sfruttava l'aria calda e stava sempre fermo in quello stesso posto. Ancora? Questo è una cosa curiosa, sono i dati sempre della mia stazione, sono tutte le giornate con più di 30 gradi nella scorsa estate. Vedete, l'80% dei giorni ha avuto temperature superiori ai 30 gradi con un massimo di 38, quindi significa che normalmente dovrebbero essere 4-5 giorni con più di 30 gradi alle nostre quote, siamo a 500 metri, eppure l'80% dei giorni ha avuto temperature più alte di 30 gradi, quindi è stata veramente fuori scala, assolutamente. Fuori scala. Ancora? Ecco, come dicevo prima, il Natale tiepido, il Natale è stato negli ultimi 20 anni più tiepido di quanto doveva essere, perché la media è 2,3 gradi più alta di quella relativa a fine dicembre, quindi Natale è proprio un giorno caldo che è diventato, non più un bianco Natale, ma un Natale in costume da bagno. Bisognerà organizzarsi. Ancora? Ecco, viceversa, la Pasqua è stato un periodo, il giorno di Pasqua, proprio rispetto alla media, la Pasqua sappiamo che è un giorno altalenante, però se facciamo una media, la Pasqua dovrebbe capitare in media l'8 di aprile, quindi prendiamo i dati della prima decade di aprile, confrontiamoli e la Pasqua viene più fredda, quindi per sfortuna, oppure per il discorso del vortice polare che dicevo prima, la Pasqua è stata più fredda, addirittura in un terzo dei casi più fredda del Natale. No, esatto. E quindi sono statistiche impazzite? No, evidentemente è tutto collegato praticamente a questo discorso dei cambiamenti climatici sempre più forti. Ecco, queste sono altre slide. Appunto. Riguardo il temporale di Cantiano, quindi è un V-shaped, è un temporale veramente facilmente. E qui invece abbiamo le foto delle nostre due escursioniste del Monte Cucco, Ludovica Cacciamani e Veronica Cacciamani, che hanno realizzato il filmato. Scotti, vado da lei per l'ultimo intervento. Allora, prima ho chiesto a Pierluigi e a Fabio, ci sono ancora degli scettici, ormai tutti parlano di cambiamenti climatici, di quello che bisogna fare, del contenimento della temperatura entro 1,5 gradi, vediamo che si moltiplicano gli incontri, Glasgow e poi andiamo negli Stati Arabi, ci si incontra, si parla, ma francamente di concreto almeno io ho l'impressione che poco ci sia. Lei che idea si è fatta? Che cosa serve per arrivare ad una concretezza maggiore? Perché a questo punto non credo che il timer ci dia molto più tempo utile da spendere. Anche quel 2030, insomma, è vicino, siamo nel 2023 e quindi non abbiamo più molto da raccontarci. Cosa deve accadere per far scattare una scintilla che poi ci faccia oggettivamente accelerare? Ma guarda, io sinceramente non dico che non lo so più cosa deve accadere, però è ovvio che noi quest'anno abbiamo vissuto in Europa il 2022, che anche a livello di opinione pubblica penso che abbia dato delle evidenze, abbia toccato moltissime persone e abbia fatto rendere conto che il cambiamento climatico sia qualcosa di molto molto impattante, che è una cosa reale e che è qui presente. Dopodiché da lì a traslare a delle soluzioni, a mettere in pratica le soluzioni che in realtà la scienza già ci dà, perché voglio dire i rapporti IPCC sono chiarissimi, non solo l'ultimo ma anche il penultimo, sono chiarissimi sulle responsabilità preponderanti legate alle emissioni di gas climatteranti sull'influsso sul clima e sono molto chiari anche sulle soluzioni. Il problema è metterle in pratica, perché noi abbiamo un sistema socio-economico che ancora oggi è essenzialmente strutturato sui combustibili fossili, quindi da un lato ovviamente c'è l'iniziativa personale del singolo, che è ovvio che necessita però di consapevolezza e necessita di un passaggio molto lento. Dall'altro ci sono le istituzioni che devono prendere coscienza ed agire. È ovvio che se noi vediamo la storia della diplomazia climatica internazionale, vediamo che nonostante vengano fatte tutte le varie COP negli ultimi decenni, le emissioni da parte dell'uomo hanno continuato ad aumentare. Qualcosa sta succedendo, nel senso che
negli ultimi anni sembra che stiamo raggiungendo quantomeno un plateau a livello di emissioni di gas climalteranti a livello mondiale. Adesso però c'è bisogno di accelerare, qualcosa è stato fatto, ma bisogna accelerare con una discesa molto molto rapida nei prossimi decenni per riuscire a rientrare, speriamo, nei 2 gradi, perché il grado e mezzo ormai è molto molto difficile, se non già compromesso, proprio perché siamo già a 1,1 ed è probabile che nei prossimi 10 anni, già nei prossimi 10 anni, almeno temporaneamente sul singolo anno, il grado e mezzo si raggiunga. Quindi insomma i tempi sono molto molto stretti. Una riflessione, non la fa riflettere a volte anche sulla, come dire, la non mi viene da dire perfidia, però proprio su come ragiona la natura, il fatto che quando abbiamo ridotto le emissioni negli ultimi anni è stato a causa del Covid, cioè ci abbia pensato in qualche modo la natura, diciamo così, volente, nolente, matrigna oppure no, a farci emettere di meno in atmosfera, ci ha mandato un virus, ammesso che sia stata la natura a mandarcelo. Insomma, non è un po' beffardo? Sì, fa riflettere. Assolutamente sì, infatti, soprattutto durante la fase del lockdown, in cui c'era molto più tempo per pensare anche a queste cose, è una riflessione che ogni tanto abbiamo fatto, perché alla fine, tra l'altro, voglio dire, essenzialmente, almeno dalle ricerche scientifiche, anche l'esplosione del Covid, questi salti di specie sono favoriti dall'impatto umano rispetto agli ecosistemi, anche in parte legato ai cambiamenti climatici, che quindi ci sia messo in moto questo tentativo di limitarci da parte della natura, ecco, è una suggestione. È suggestivo, però è interessante rifletterci. Chiudiamo con la cultura del 118. Io dico che gli uomini hanno la cultura del 118, cioè dell'emergenza. Intervengo quando ormai la frittata è fatta. È il caso dei cambiamenti climatici, stiamo temporeggiando, poi dovremo correre drammaticamente ai ripari quando non so nemmeno se saremo più in grado di ricorrere ai ripari. Eventi estremi come l'alluvione, anche lì ancora abbiamo un po' la mentalità del 118. Invece, magari, Fabio, un sistema di allerta meditato, più filtrante, che arrivi direttamente sui telefonini delle persone, potrebbe aiutarci ad evitare il 118. Sì, diciamo che ecco, a livello di emergenza, di protezione civile, noi in Italia siamo organizzatissimi, abbiamo visto anche in Umbria come abbiamo... Però quando già il fatto è accaduto, no? Una protezione civile sull'emergenza efficientissima. Il problema è a parte la gestione del territorio, che ne abbiamo già parlato, poi anche l'allertamento, perché io sono convinto che in una situazione come quella del 15 settembre, che c'era altissima probabilità di forti temporali, se avessimo avuto un sistema di allertamento migliore, capillare anche, comunque migliore, perché le stazioni meteo ci sono, tra l'altro adesso sono tutte collegate o via radio o via internet eccetera, quindi danno dati in tempo reale, quando si arriva a una determinata soglia di pioggia caduta nel territorio, magari 100, 150, poi naturalmente ogni territorio avrà la sua soglia, lì le allerte devono partire. Non si può aspettare di arrivare a 460 mm dopo 6 ore, mentre magari 2 o 3 ore prima, non dico a livello di danni, ma sicuramente di persone ne avremmo salvate molte. Oggi abbiamo tutti un telefonino in mano, se ci fosse un sistema a rete per cui mi arriva un messaggio, no? WhatsApp che mi dice... Sì, ma poi anche... di salire al piano sopra, banalmente detto, ma così è utile, voglio dire. La maggior parte delle vittime del MISA... E sono quelle, insomma, che stavano al piano o quantomeno di non stare vicino agli argini, di ripararsi, potrebbe essere utile, no? Poi tutti i paesi hanno sicuramente delle associazioni di volontariato che sono protezione civile, quindi anche chi magari in quel momento non ha il telefonino a portata di mano, magari un giro sulle zone più a rischio, con buon anticipo si può fare. Se so che ci sono delle case costruite sotto magari un livello... No? Di quota del fiume, ecco, vado lì.
Allora, il nostro tempo è scaduto, anche il nostro tempo scaduto, non è come quello climatico, però anche noi le abbiamo dei tempi. E allora ringrazio innanzitutto Riccardo Scotti per essere stato con noi del Servizio Glaciologico Lombardo, ci ha aiutato a guardare la situazione con un occhio più grande. Grazie Riccardo e grazie per il lavoro che svolge quotidianamente. Grazie, grazie mille e complimenti per la trasmissione, è la prima volta che mi capita di essere ospite di una trasmissione e anche di vedere una trasmissione che dedica così tanto spazio in modo così approfondito a questi temi, quindi complimenti. Ecco. Grazie Riccardo, li prendiamo e li giriamo a tutti quelli che dalla regia dietro le telecamere lavora con noi, ma soprattutto i complimenti li facciamo a Fabio Pauselli e Pierluigi Gioia di Umbria Meteo. Salutiamo anche, consentitemelo, Massimiliano Squadroni, sempre di Umbria Meteo, oggi non ha potuto essere con noi, aveva degli impegni assolutamente familiari e io mi sono presa l'impegno anche di salutare il piccolo Biagio Squadroni, un nostro amico che insomma adesso ha un raffreddore in più, mettiamola così, siamo sicuri che tornerà in gambissima. Ciao Biagio, il nostro piccolo esploratore, lo salutiamo, stringi i denti. Grazie a voi per averci seguito e ovviamente l'appuntamento con Link torna mercoledì prossimo.